Uela ragazzi, ecco, benvenuti a un nuovo video di 10 le balzo. Uela. Abbiamo perso lui. Uela ragazzi, benvenuti a un nuovo video di 10 le balzo, io sono Mauri. Io sono Phil. Federico. Benvenuto. Grazie. Federico, ufficialmente invitato, perché per chi non lo conoscesse, Federico fa parte di The Lost Clash, yes. Giusto? Che sono il club di Udine, siete un club che sta crescendo tantissimo. Ci proviamo, dai. Sì, dai. Siamo un po' dislocati, ma ci proviamo. Siete un po' dislocati, siete però il punto di riferimento del nord-est. Yes. Quindi siamo molto felici di averti qua, è un nostro patron, lo incontriamo a tutti i tornei, gli avevamo promesso che un giorno sarebbe venuto. E lui ha vinto il premio del Warlords di giocare da noi, quindi... Mi toccava. Era destino. Facciamo solo un paio di annunci importanti prima di tutti i riferimenti del caso. Innanzitutto abbiamo annunciato qualche giorno fa, ormai quando uscirà il video saranno passate quasi 3 settimane, il nostro torneo che faremo insieme ai ragazzi dei Vendicatori Implacabili, che si chiama Rise of the Ever Chosen, che sarà la finale di Lega Chaos, l'ultimo torneo della stagione o primo della prossima, e sarà un torneo open che probabilmente sarà uno dei tornei più fighi. Sì, anche più grossi. Assoluto. Anche più grossi d'Italia. Esatto, al momento abbiamo già più di 100 preiscritti, abbiamo aumentato a 120, probabilmente lo aumenteremo ancora in base alle richieste, però se volete assicurarvi un posto andate a seguire il link che metterò qua in descrizione e non mancate, ci sono poi una caterva di premi, tantissima gente, cioè sarà figata. Iscrivetevi il prima possibile che i posti stanno andando... Esatto, sì, perché abbiamo tanti posti però dopo un po' finiranno. Altra cosa importante... il torneo sarà un mesetto prima del mondiale di Age of Sigmar, che si terrà di nuovo ad Amsterdam. I ragazzi della nazionale hanno deciso di fare un GoFundMe per finanziare un po' il progetto, perché è molto oneroso sia a livello di impegno che a livello economico, e quindi se qualcuno di voi volesse dargli un supporto metteremo il link anche per quello. Non so se ci siano altri annunci, in ogni caso spiega che fa parte di un concilio questo torneo. Ah, giusto. Il torneo dell'1 e 2 giugno farà parte di un evento più grande che si chiama il primo concilio tileano, quindi ci auguriamo che in futuro ce ne siano anche altre edizioni, e non sarà soltanto un torneo enorme, fantastico di Warhammer Age of Sigmar, ci sarà anche il TNC di Warhammer 40.000 con potenzialmente 120 o più iscritti, torneo di The Old World, torneo di Mordheim, torneo di Blood Bowl che organizzano i ragazzi dei Pugni d'Oro, quindi diciamo associati di Agile Balzo, Signore degli Anelli forse Signore degli Anelli, torneo di Marvel Crisis Protocol, di Magic, mostra di Lego, torneo di Malifo, demo di pittura. Sì, qualcosa anche forse di giochi di ruolo. Giochi di ruolo, ci sarà insomma tanta roba, per cui se anche non siete giocatori specifici o non volete andare a un torneo e siete solamente curiosi, siete più che benvenuti per vedere un po' questo mondo. La partita, anzi, cosa giocate? Io gioco Stormcast. Fede, cosa ci porti? Città di Sigmar. C'è un litigio interno. Le città di Sigmar, l'ultima volta che sono apparse ce l'ha portato un ospite, che era Ambro. Adesso ce ne porta un ospite. Non mi ricordo com'era andata contro Bona. Diciamo che non ha gradito il mio avatar. Non aveva gradito l'avatar. Ah, giusto, era stato un... Vabbè, speriamo che si vendichi. Ma le cose sono cambiate. Esatto, il libro di sicuro. Beh, Ambro ha solo nani. Noi non abbiamo i nani. Tu non hai nessun nano, hai Ottimo. Solo umani. Solo umani. Che si vendicano contro i loro patroni dei patroni, sono solo draghi. Sono solo draghi nella mia. Ma che partita giochiamo, Phil? Le fontane di ghiaccio. Campi di ghiaccio, fontane di ghiaccio. Sì, sempre ghiaccio. Uguale, così no, però. Così no. E quando si tirano le corse, si fa asso, si piglia mortali di 3 mortali. Esatto. E anche sulle cariche, per ogni asso di 3 mortali. Esatto, se ti entra la carica, per ogni asso. Ne faremo un sacco. Anche se non ti entra la carica. Ah, hai fatto più asso a caricare. Ti inciampi in ogni caso. Esatto. Dopodiché, la cosa particolare è che si schiera per lungo e ci sono 6 obiettivi. Ci sono tantissimi obiettivi. Dobbiamo dire qualcos'altro? Vuoi salutare a casa? Ciao Jordi! Saluta Maine Coon, il mio povero bello. Gatto. Che bello. Hai un Maine Coon? Sì. Che bello. Sì, lui sì che vive bene. Beato lui. Mica come me. Andiamo alla lista lo schieramento. Via. Ecco le liste di questo scontro fratricida, dove i protettori uccideranno i loro sudditi e i sudditi si ribelleranno contro i loro eroi. Vediamo la lista di Filippo. Per 1920 punti di Stormcast Eternal, Phil ha scelto di provare Draconis Skywing come fazione. La sua grand strategy è Overshadow e il trionfo Ispirati. Come generale porta Ionus Cryptborn con la preghiera Sanctification. Come leader, ma anche battleline in questa sottofazione, ci sono sia Karazai che Krondis, la cui spell è Regal Authority. Inoltre completiamo la lista con un'unità da 2 Stormdrake Guard armati di lance ed uno Stormdrake Guard armato di spada. Invece per 2000 punti vediamo le City di Fede.
Lui porta come sottofazione Mistaven e come grand strategy ha scelto Banner's Hell. Come generale abbiamo un Frigil Cavalier Marshal col tratto di comando Grizzel Veteran e l'artefatto di potere Sigmarit Warhammer, nulla più a tema. Poi abbiamo Taglia Vedra, l'eroina della nuova campagna, e insieme a lei non poteva mancare la Pontifex Zenestra. Un altro personaggio degno di nota è Galen Van Dest, accompagnato dalla figlia, Doralia Van Dest. Inoltre vi è un Alchemate Warforger con la spell Horfrost, un Battle Mage con la protezione di Fa e un artefatto, il Realmstone Orb. Come Battlelane troviamo un'unità di Free Guild Steel Helms, rinforzata ben 3 volte, 3 unità di Free Guild Cavaliers, un'unità di Free Guild Command Corps, il tutto diviso in 2 Battle Regiment e un battaglione di accoliti andoriani che comprende il Battle Mage e il Warforger. Dove si affrontano Filippo e Federico, abbiamo in basso a destra un muretto letale, la taverna al centro è dannata, mentre il Real Gate è mistico. Il nanetto, come anche l'altra taverna, quella in alto a sinistra, è ispiratrice, mentre la chiesa a sinistra è sinistra e Phil è contento di questa cosa. Alla tua sinistra. Alla mia sinistra, ovviamente. La torre diroccata è arcana, mentre il nanaccio là sopra è dannato. Allora, abbiamo posizionato 2 unità di cavalieri qua, insieme al comandante, il nostro generale, sì, perché è super coraggioso. Cosa fa il comandante? Qui abbiamo un'unità da 30 villaggianti inutili, il Command Corps dietro, tutti i nostri eroi qua al centro, pronti a fronteggiare questi draghi con caparbietà. Anche la nostra Talia, molto coraggiosa, si nasconde dietro il muro e dietro quell'unità di cavalieri. Io ho schierato in maniera molto conservativa, tutto avanti. Sì. Draghetto da singolo, Krondis con vicino Ionus, 2 draghi, Karzai. Ottimo. Fede, hai finito per prima di schierare? Chi inizia? Fede. Grazie. Va bene, cominciamo allora. Vai. Tiriamo i dadi primordiali? Sì. Ok. Tac. Tu non lo dai? No. Io neanche. Il mio personale. Ah. Questo ce l'abbiamo. Ok, a questo punto direi che possiamo cominciare. Abbiamo dato gli ordini a tutti gli eroi. Quindi. Azione eroica. Azione eroica, facciamo un punto comando. Con la vecchia. Sì, qua dal centro, che non ci piace. Non discriminiamo gli anziani, però. No, ma siamo scarsi. Vecchia ma sempre giovane. Ragazzi. Io, visto che sono secondo, scelgo Ionus per avere un comando in più. Certo. E provo a fare un comando sempre con Ionus. Non lo faccio. No. Siamo molto forti. Tattica? Tattica. Proveremo a castare senza essere dispersi. Perfetto. Ci proviamo. Si chiamerà predominio magico, roba simile. Sì. Magical Dominance. Non devo scazzare i dadi di magia. Esatto. Devo andare bene. Ok, visto che siamo furbi, facciamo prima la nostra preghierina al 3. Sì. Oh. Sì, incredibile. Perfetto. Va bene, scegliamo di dare un ward al 5. Entro 12. 18. Wow. Perfetto. E proviamo a castare allora. Direi che, visto che gioco Allard, proverò a castare con 3 dadi. Quindi facciamo le nostre ferite mortali al 6. Il Forgia Guerra. Yes. Ok. Facciamo 10. Un bel 10. E direi che lo teniamo così. Ma io, visto che sono in range di Dispel, Prova a disperdere. Ma hai in più uno a castare col Warforger? Ah sì, più uno, giusto 11. Doppio 6. Doppio 6, Phil. Non abbiamo paura noi. 3. Direi che è entrata. Perfetto. Direi di sì. Quasi, qua. Gli facciamo le feritine mortali, perché ha fatto 10 o più. 10 o più. Ne fa ben 2. Le puoi salvare. Salvare il 5. Sì, a fine fase degli eroi. No, il Warforger. Ah, col 5, giusto. Che forti. Combo! Una sola. Una ferita. Giusto, glielo do prima, però poi mi dimentico di usarle le cose che casto. Con l'altro direi che facciamo un'armatura di Pa. Sì. Castiamo sempre con 3. Ok. 11. Ce lo teniamo. Proviamo a fare questo 12. Doppio 6! No, quasi. Palo! Per un attimo. Usi il dado. Non ce l'ho. Giusto. E l'armatura cos'è che fa? E gli dà irrendabili. Ah, sono eterni. Prendi le mortali che hai fatto 11 anche qua. Certo.
Faccio un bel 2. Ok. Di vecchia. No! Guardatelo, non succederà mai più nella mia vita. Il simbolo dei Lost Clash, chi di vecchia ferisce. Ok, perfetto. E va bene, quindi adesso abbiamo castato, direi che proviamo a curare questo signorino. Direi automatico. In automatico. Certo. E basta, direi che andiamo al movimento. Ok, abbiamo finito il nostro movimento, siamo stati molto conservativi, abbiamo messo un piedino su questo obiettivo giusto per prenderne possesso. Qui non ci siamo mossi per niente, sì, abbiamo detto che noi li aspettiamo. Siamo avanzati un po' su questo lato, forse troppo, ma siamo spavaldi. E a fase di tiro, sì, fase di tiro non ce n'è, cariche non ce ne sono, direi che... Quanti punti fai questo turno? 4 punti. 4 punti. E tocca a Phil. Yep. Mio turno. Dadi primordiali. Vai. Yep. Lo do. Yes. Io no. No. Mio personale. Certo. Sì. Sì. E professionista. Quindi tu ne hai 3, io ne ho 1. Yes. Io direi che Jonus lancia una preghiera in automatico. Prima tattica. Ah, scusa, tattica, carica con Battleline Eroi. Nel Maelstrom. Che forte. Azione eroica. Azione eroica. Ma sì, è il momento, mando in Fenest Tower Crondis. Ok. Vede? Io, che sono molto coraggioso, farò un punto comando di qua, col mio generale. Sì. Sì, yes. E lo fa. Ok. Ok. Allora, Crondis e Jonus lancia una preghiera sola. Sì, in automatico. In automatico e da Ward al 6 a lui. A Crondis. A Crondis. Ok. Poi, Crondis inizia a castare. Casta la sua spell di War Scroll su quei cavalieri là. Sull'unità di cavalieri qua sotto. Sì. Faccio 7 più 3, 10. Forte. Vuoi usare un dado? No. In range di dispersione abbiamo... C'hai tutti, penso. Controlliamo. Penso tutte e due. Yes, problema. Va bene, beh, proveremo sicuramente a disperdere. Tanto tu casti due, giusto? Io casto due. Ok, va bene. Con uno dei due. Tac, hai fatto? 10. 10, siamo a 7. Dado. Yes. 8. Dai, ci crediamo. Oh, ok. Ehi, col dado di Warhammer. Che forte. E poi proverà a lanciare un Mystic Shield. Faccio 10, 13, agile balzo e aggiungo il dadino. Ah, vai. 15. 15. Beh, ci provo con Zenestra che è un più 1. Quindi siamo a 8. Niente. Si autolancia un Mystic Shield. Ok, quindi lui ha più uno al salvezza e guarda al 6. Esatto. Hai altro? Finito la fase eroe, direi che andiamo dopo la fase, ci vediamo dopo la fase di move. Fine move, sono avanzato con tutto. Sì. Lui ha fatto un redeploy di 2 qua per allungarmi la carica. E direi fase di tiro, dopo tutto, cioè... Iniziamo con Jonus, che spara qua. Sugli stilello. Sì. Io ho 4 punti comando, 5 perché ne ha uno suo, userà il suo e si dà più 1 a hittare, quindi va su di loro al 2 al 3. Hai usato punto comando? Sì. Proviamo a toglierlo. Va bene. Siamo forti. No? Certo. Tolto. Oh yeah. Quindi al 3 al 3. Un punto, un'abilità spesa bene. Tutti colpiti? Tutti colpiti. E 7 ferite. Ah, ci picchia. Però non ho rend. Al 4. Al 4. Io sono meno forte. Beh, mi hai salvati 3. Yes. Guardi al 5. Un danno? Un danno, un danno. 3 muoiono, poverini. Ti metto una bruciatura. Non posso farci niente. Va bene. Tiriamo via un po' di tizi da qua. Poi. Questo draghetto spara su questi cavalli. Sì. Di 3 mortali. 3 mortali. Siamo ancora nel range di Zenestra. Una mortale. Una mortale. Allora, quel draghetto lì spara su quei cavalli, sugli altri cavalli. Mm-hmm. Niente. Ti piace. Abbiamo ancora Crondis e Karzai. Karzai va su taglia. Yeah.
Una mortale. Al 6. No. Una ferita. La prima d'Italia. Mi piace il rosso ormai. E Condis non può andare sul maresciallo perché è coperto. Sui command corps, Phil. T'hanno tolto il punto comando. Ci sarebbero i command corps e andiamo sui command corps, ma sì. Qui questo fa mortali sempre. Sempre mortali. Di tre. Tre mortali. Forte. Al 5. Bravo, anche una. Tre. Madonna la vecchia. Una. Però qua direi che ti spariamo di reazione. Prego. What? La mia fortissima Doralia. Perché questo comando com'è che funziona? Se ti ferisce qualcuno. Allora, scegli un eroe entro 3 da un'unità che è stata colpita, ok? E può dare ad un'altra unità entro 3 pollici da lui, può scegliere se stesso e sparare a chi vuole, come vuole, dove vuole. Va bene, allora. Qui direi che vediamo chi abbiamo in range. Beh, Crondi su mago. Non devi pensarci neanche. No, esatto, andiamo, direi che andiamo lì. Così inizio. E visto che siamo nella fase di tiro, mi darò anche un più uno a colpire. Al 2. Fortuna che per fortuna. E uno al 3 però. Boh, ce l'abbiamo. Rend 2. Rend 2. Io ho 3 di... al 3. Sono in Finest Tower e ho scudo mistico. Niente. 4 danni. Che salvo al 6. Perché è un mago. 3 ferite. Porca vacca. Che stecca, ragazzi. È finita la fase di tiro? È finita la fase di tiro. Ora di caricare. Allora, carica. Inizio con quel draghetto là. Sì. 5 non penso mai più che arrivi. Vediamo. Sì, c'hai. Ce l'ho. Yep. Quindi basta il pelo. Carico. Tuc. A posto così? Quella cioè, vado avanti con le altre. Vado con lui. Con Karzai. 6, no, era prima un 6 perché me l'ha allungata. E Karzai uso un CP. Vado a 3, ci riprova. Otto c'è. Sì. Ora fate giusti a 8, no? Sì. Altre cariche? Altre cariche. Crondis. Mamma mia, che male. 6 non c'è, non posso binarla perché era un 9. Sì. E ho sti draghetti che vediamo. Vai. Se tirano un 12. No. No. Finito. Fede, fine fase di carica. Sì, allora, riveliamo gli ordini di controcarica. Allora, ne abbiamo uno qua. Uno dal tizio cavallo. E uno da taglia, giro. Sì. Vediamo cosa succede. Allora, Talia lo dà a se stessa. Vai. 12. Oh! 12 ci piace. Ecco dove è arrivata Talia. Ok. Direi che qui proviamo col nostro comandante. One che shot. È. Sì, lui non ha paura di niente, nessuno. Ok, un 7. Controlliamo. 7 direi che non arriva perché ci voleva un 8. Aspetta, però vediamo se siamo fortunati. Sì, ok, siamo interamente entro 12 dal command corps, quindi abbiamo un più uno alle cariche. Ok, quindi ci arriva. Fatto 8, okay. E ci arriva. Yes. Qui. Ok, altre cose da fare? Vabbè, ci sono le azioni. Ci prova anche lui. Vediamo, non si sa mai. No, bah, no, anche adesso che abbiamo messo Talia direi che non ci siamo più. Le azioni mostruose le fai solo tu o le fa anche Phil? Anche Phil direi. Ok, vai. Io devo fare le azioni mostruose. Prima delle sue controcariche, quindi le farò su chi non mi aveva ingaggiato. Inizio sui cavalieri. Sì. Loro al 3 più possono pedinare solo di un pollice. Va bene. Sì. Sì. Fortissimo. E sugli altri cavalieri farò che hanno. Gli provo a rorare. Ok. O anzi, gli stompo. Ok. Stompo. Sì. Di 3. 2 mortali. Va bene. Qui credo che siamo fuori dal range. Sì, di poco. Un cavaliere muore. Un poverello muore. Ok. E taglia l'azione mostruosa. Sì. Direi che a questo punto provo a fare una pungigliata al 3. Sì. E quindi cos'è che fa? Ti dà un strike last. Va bene. Okay. Anche se il turno di Phil.
Direi che attacchiamo prima, perché qui abbiamo Strike First perché abbiamo caricato, a lui e ad un'unità di cavalieri interamente entro 12. Ok. Quindi partiamo con i suoi 4 attacchini. Ok. Al 3. Perfetto. Tutti. E al 3 di nuovo. Ti senti affortunati. Rend 2 perché abbiamo il martello di Sigmar potentissimo. Al 5. Ne salvo una. Sono 9 danni. Sembra sia morto. No? Che stecca! Esplode. Esplodiamo su di lui. Su di lui. 0. Ci piace. Ok. I cavalieri piccoli se ne stanno lì felici di esistere. Sì. Perché non hanno caricato. No, no, giusto. Vai di qua. Tocca a te, di qua. Yes, allora, qui andiamo con Talia. Sì. Allora, facciamo poco spazio ai cavalieri, visto che possono paidinare solo di uno. Sì. E ti scarichi sullo Draka. Allora, qui diamo un più uno a colpire alla nostra Talia. Io mi do più uno al save. Ok. Forte. Allora, cominciamo. Abbiamo 5 attacchi. Ok, al 2. Tac. 4 colpiti. Al 3. 2. Sì, ne abbiamo 2. Rend. Rend 3, mi pare, perché abbiamo rend 2, scusami. Questi rend 1 rend... di base. Sì, contro carica più 1, rend 2. Ok, quindi vado al 4. Yes. 1. 2 danni. Ok. Poi abbiamo 3 attacchini. 2. Ah, mannaggia. Maledetti draghi. Maledetti! Ok. Entrano. Al 3. Tutti e due. Questi hanno rend 3. Al 5. 5. Salvi, tutti salvi. E due salvi. Che forte che sei. Un solo attacco, purtroppo. Questo qui, quindi va al 3. Sì. E al 2. Per fortuna, sì. Questo rend 1000, 4. Al 6. Salvo. Ma che fuori! Mamma mia! Lo sapevo. Cosa ti devo dire? Bene, è andata così, quindi. Cavalli! Ecco il pailin. Va bene, abbiamo pailinato solo di uno, perché siamo intimoriti dal drago. Allora, facciamo attaccare i due cavalierini intanto. Sì. Quindi sono 2 attacchi a testa, perché ho meno 1. Quindi 4 attacchi. Andiamo al 3. Questo via. E al 3 di nuovo. Oh, ne hai 2. Rend 1. Al 3. Salvo, salvo. Sei molto forte. Il nostro comandante, solo 3 attacchi. Al 3. Non ottimo. Male, non male. Cavalli, ne abbiamo 3. Ok, 2. Niente, niente, fantastico. Oh, dai, siamo forti, siamo adesso forti. Oh, Karzai. Karzai. Karzai è proprio il signore della guerra. Karzai. Karzai the Warlord. Si mette a 2 pollici e un pezzettino da loro, però sempre ingaggiati, e restituisce il favore a Talia. Bene. Tutto su Talia? Sì. Va bene, e allora ti guardo. 6 attacchi, al 3. 2 colpiti. Al 2. Che combattimento! È resistente, non è un guerriero, lui è resistente. 4 attacchi. Al 3. Al 3. 3 colpiti. Sono 3 con meno 2. Forte. Al 6. 3. Ah, scusami. Sono 4 danni. Al 5, eh? Controlliamo, penso di sì. Sì, dovresti esserci adesso. 18, sì, ampiamente. 2 danni. Più 4 attacchi di coda. Altre, altre. 3 dentro. Ferisco al 3. 1, meno 2. Al 6. No. 2 danni. Al 5. Che vabbè, combattimento, non signori! È che, non è che vi siate fatti molto. Stiamo qua, beh. Sono timidi, questi qua. Comunque ho fatto meno, che è l'importante. Vero, ci vero. Tengo, insomma, una reputazione. Fine turno, Phil. Faccio la tattica. E fai 5 e punti. Faccio 5 punti. Perché controlli quasi tutti gli obiettivi. Esatto. Super spareggio. Yes. Yes. Super spareggio.
Phil. Io uso il dado agile balzo e io uso quello del mio club. Allora, quanto avete fatto? Oh! La guerra dei poveri! Oh! Asse 2. Asse 2, Phil, quindi non potevi fare doppio turno, c'è poco da fare. Sì, non è impossibile. Fai? Lo prendi? Direi che lo prendo, perché sennò lo prendo comunque, quindi meglio che vada io. Allora, qui dobbiamo fare un test di disciplina che ci siamo dimenticati, sì, prima. Sugli steel helm. Yes. Allora, a posto. Due siamo a posto. A posto. A posto. Dadi primordiali? Dadi primordiali. Primal dice. Io lo do. Ah, io no, ma il mio personale sì. Quindi siamo 2 a 1 per te. Yes. Allora, abbiamo due punti comando, azione eroica e battle tactics. Beh, come azione eroica facciamo un finest hour lì. Io ti seguo a ruota con Karzai. Nella guerra dei poveri. E direi che proviamo a fare caricare con un eroe una battle line. Ok. E restare lì. E va bene, direi che proviamo. Allora, la nostra papessa ha detto, sì, che sta lì a pregare. Al 3. Alleluia! Facciamo sempre un ward. Certo. Magia, magia. Magia, magia. Qui castiamo le nostre mortaline. Col Warforger. Yes. Usiamo 3 dadi. Okay. 14. Okay. 15. Direi che ci piace così. Io... tanto c'ho il dispel, ci proviamo. No. Ok, gli facciamo subito le mortaline. Tre mortali. Proviamo a salvarle. Tanto, due mortali. L'altro maghetto proverà sempre a fare l'armatura di Pa. Ok. E... agile balzo. Agile balzo. Ce lo teniamo così. Allora, prova a disperdere. Niente. Niente. Ok. Un po' di mortaline anche qua. Sì. Che forti. A parte l'esplodere, sì. Che forti che siamo. Oh, dai, una però sola. Bene. E adesso li puoi curare? Sì, allora questo lo curiamo in automatico. Sì. E curiamo questo signore. Sano. Yes. Togliamo questa cragna qui. Va bene. Sì. Ok, ci piace così. Tac. Finito la fase degli eroi? Direi proprio di sì. Andiamo alla fine del movimento. Allora, fine della fase di movimento. Qua abbiamo fatto un redeploy del nostro amico Krondis. Dopo il movimento del tuo generalo. Yes, poverello. E quindi, allora... poi siamo... sei avanzato con tutto, no, praticamente? Sì, adesso abbiamo preso un po' di coraggio, diciamo. Quindi invece, lì restiamo fermi. Nel nostro. Tiro? Sì, yes. Allora, riveliamo un ordine di fuoco di soppressione, perché ci crediamo davvero. Quindi spariamo con la nostra cara. Cosa fa aria. Fuoco di soppressione? Ah, fuoco di soppressione funziona così, lo dà a se stessa. E alla fine della fase di tiro tirerò 2 dadi e sommerò il numero di modelli uccisi, sicuramente tanti saranno. Mm. E se faccio più della tua bravery ti do attacca per ultimo. Ok. Su chi spari? Mi do più uno al save. E insistiamo. Ti dai più uno al save. Sì. Tu hai adesso scudo mistico ancora. Sì. Proviamo a toglierlo. No, non male. Questo spia facile. Yes. Andiamo. Sì. Due attacchini al 3. Uno solo. Al 3 di nuovo. Aia, che forti. Era una tattica subito là. Altro tiro? Sì, abbiamo il nostro fantastico capitano. Che mi pare due colpi al 3, uno dentro e al 3. No, niente, non c'è pericolo, non c'è pericolo. Altro? No, qua siamo fuori range, direi che taglia, non ruggisce o simili. No, no. Ha un piccolo micio, ma cariche, carichiamo il nostro comandante. Sì. Allora qui abbiamo un ordine di carica con attacchi poderosi. Ok, 9 ci piace e direi che ci mettiamo qua. Perfetto. Controlliamo. Cosa fa quell'ordine? Quell'ordine mi dà un più uno attacchi. Qua siamo decisamente fuori dal range di impossibile starci. Perfetto. Questo mi dà un più uno attacchi in carica. Phil resiste ai tiri? Non posso, ho deployato quello. Cavalieri? Carichiamo.
Ta-ta-ta-ta. 9. 9! 9 ci piace, dai. 9. Non resiste il tiro. Ok. E altre cariche? Sì. Beh. Gli Steelhelm. Non abbiamo mica paura noi. Ma certo. Che siamo codardi? Siamo uomini di Sigmar. 7 più 1, 8. Sì, ci sai. Sì, mo. Qualcosa sicuramente sì, sì, se la fa. Allora, ok, abbiamo caricato, quindi il nostro generale da questa parte, qui abbiamo i cavalieri e qua tutta la mandria di villaggianti con i nostri forconi. Direi che mostruose. Sì. Taglia. Yes, facciamo sempre una pungigliata. Vai. Al 3. No, no. Aiaiai. Io provo a rorarti, taglia. Sì. Sì. Che forte che sei. Poi Ionus prova a far fare Pailin solo di uno a loro. Agli Steelhelm. Sì. Sì. E lui prova a stompare il maresciallo. Vai. Scusa, i cavalli. Sì. Ok. No, una mortale, una scusa. Ok. Loro sono entrati. Sì, 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 loro sì. Sicuro. Quindi al 5. No. Una ferita. Yes. Ok, e adesso tocca al tuo maresciallo o no? Tocca al maresciallo. Tocca a lui e anche ai cavalli. Sì. Ok, allora cominciamo col nostro bene amato maresciallo. Gli diamo, spendiamo un punto comando per dargli un più uno a colpire. E facciamo i nostri, abbiamo quattro attacchi perché sì, più uno, meno uno. Maledetti draghi. Al 2. Non male, non male. Trace the one. Vabbè, ammazzato già un drago. Al 3. Meno 2. Meno 2. Quindi vado al 4. No. 3 danni che salvo il 6 di Ward ancora. Yes. 3 ferite. Va al 6. Ok. Hai anche un cavallo che attacca. Non ce lo ricorderemo mai. Non c'è problema. E uno solo. Rend. Pieni di rend. Ok. Salvo. A posto. Ok. I cavalli. E... fanno un attacco solo i cavalli. I cavalli fanno un solo attacco. I tre cavalierini. Al 3. Uno. Ci stiamo rifacendo, sì, dai. Ne hai uno, rend 2. Al 4. Salvo. Il nostro capocavaliere. Fa quanti attacchi lui? 4 di base. Ah. Allora hai solo 2 attacchi. Ah, perché qui abbiamo... doppio meno. Rifacciamo? Vai, vai. Allora, 2 attacchi, 1, forse siamo entro 12, quindi hai una mortale in aggiunta e uno con meno 2 da parare. Da parare, lo paro. Una mortale. Una mortale al 6, una mortale. Ok. Vado. Cavalli. Sì. 1. Uno solo, che forti. Niente. Okay. Quindi quante ferite ha subito al momento? 7. 7. E tocca però a te scegliere con sì, chi andare. Eh beh, va con taglia, ovviamente. Taglia! Ovviamente. Qua mi darò un più uno al save. Allora qui te lo proviamo a togliere. L'hai già tolto, hai provato sul tiro là. Un più uno al save sul tiro. Ah, che forti che siamo. Ci muoviamo di 3, stando comunque a più di 3 da quel drago là, che non okay, ci piace. E attacchiamo. Vai. Sempre meno un attacco, sì, quindi 5. Al 3. Ok, 1, 2. E qui sempre al 3. Al 2, no, sempre in Finest Tower. Ah, Finest Tower, al 2. Per fortuna. 3. Meno 1. Meno 1 rend. Sì. Rend abbiamo meno 1. Quindi salvo al 2 questi. Yes. Tutti salvi. Forte. 3 attacchi che diventano 2. Al 3. 1. Ok. E al 2? Yes. Meno? 2. Meno 2 questi. Al 3. Salvo. E poi abbiamo un solo attacco, giusto? E quindi questi vanno al 4. Sì. Sì. E al 2. Sì. Meno 3. Questo rend 3. Al 4. Preso. Colpo coda. 3 più 3. Aia. 6. 6 danni. E se ti fai a colpire hai le mortali anche su lui. No, sono troppo lontano. Sei troppo lontano. Okay. E quindi adesso tocca effettivamente a Phil scegliere con cosa andare. Yes. Attivo Ionus. Sì. Fa già Pailin. Sì, fa 4 attacchi su tutto sui fantoccini. Sì. Al 3.
sono due. Al 3. Una, intanto sei irrendabile. Yes. Al 4. Due danni. Poi al 5. Vai. Uno. Sono 5 attacchi. Al 3, al 3. Sono 4 dentro. Una. Rende. Intanto due danni. Al 5. Forti. E poi sono due attacchi, al 3 e al 3. Una. A posto. Sono tre morti. Guerra dei poveri, dai, il mio signore. Sì. Yes. E tocca a Fede. Allora, abbiamo pailinato con i nostri cavalierini. Un attacco in meno a testa. Yes. E va bene, andiamo. Allora, abbiamo che arrivano 1, 2 e 3. Sì. Ok, andiamo al 3. No. E al 3 di nuovo. Tutti. Rend 1. Quindi salvo al 2. 2 ferite. Yes. Il nostro super comandante al 3. Forte. E al 3. Al 2. In 2. Non salvavo. 2 danni. Va bene. Cavalli. Adesso arriva il dolore. Disattivazione. Hai 4. 2. E al 4. Eccoli. Oh, a 2. Salvo. No. Fine di un solo. Esatto. Ci avevo creduto un po'. E adesso tocca ancora a Phil. Iniziamo su taglia. Con Karazhan. Sì, 6 attacchi al 3. Sono 4. 4 dentro. Al 2. Che forte. 4 con meno 3. Ah, toglie il 3, toglie il 4 e toglie il 5, quindi direi 12 danni. No, li pariamo al 6. C'è ancora il 6. Sì, al 6. Lei cosa? Ah, infatti stava al 3 di base. Ok. Al 6. Ci crediamo. 9 danni. 9 al 5. Non distrutto numero. Sono 2 7. 4 5 6 7. Poi sono 7, non ci piace tanto. 4 attacchi al 3. E al 2. Una con meno 2. 5. 2 danni. Al 5. 2 danni. Giustamente. E poi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 attacchi. Al 3 e al 2. Yes. Una dentro. Bravo Karazhan. E una. Rend. 2. Al 5. 2 danni. Che forti. Muore. Li prendiamo tutti. E a 15. Non so quante ne ha lei. 13, 14, 15. 15. Giusta? Precisi. Quindi vacca. Karazhan, uccidendo lei, guadagna un attacco su tutte le armi. Ah, va bene. Che arrogante. Molto arrogante. Ne abbiamo 7 che attaccano, sono 14 attacchi. Sì. Andiamo quindi al 4 e al 4. 3 mortali però. Le mettiamo. E 5 colpiti. Oh. Però 5 feriti. Recupera la media. No, rend. Al 3. Una ferita. Bene. E tocca a Karazhan. A Condis. Ok. Faccio gli attacchi forti su di lui. Sul generale. Sì, la coda la sai faccio. Perché lui lo ferisci solo al 4, eh? Sì. Okay. La coda invece la faccio su di loro. Io mi do più uno hit qua. Okay. Inizio a picchiare lui. Yeah. Il generale, sì. Sono 4 attacchi al 2. Tutti dentro, meno per male. Fortuna. Sì. Al 4, mi hai detto, perché sì. Non può essere ferito. Sono 3 con meno 2. Ok. Al 5. Sì. Sono 9 danni. Direi che ci non saluta. Gli piace tanto, sì. No, l'ammazza draghi. Oh, l'ammazza draghi è stato ammazzato da un drago. E gli altri vanno sprecati, faccio ancora la cosa. 7 attacchi sui fantoccini. 3, 4 e 3, 7 al 2, al 2. Sì. Al 2. E al 2. Speso, sono 6.
Meno? No, hai, tanto chi se ne frega. Al 4. Sono 4 danni. Bene. Al 5. Yes. 2 altro. 2. Weyla. Eccoli qua. Bravi ragazzi. Quindi questa è la fine della fase di combattimento. Shock. Fase di shock. Qui non possiamo spendere punti comando. No. Non ci piace. E va bene. Vediamo. Ne sono morti 4. 5. 5. 5 sei a posto. 6, a sei posto. A posto. Perfetto. Vedi, ogni punti. Tanto serve fare gli 1. Punti, riesci a fare la tattica? Sì. Sì. E obiettivi ne hai 2. 2. Quindi 4 punti. Sì. Yes. E tocca a Phil. Sì. Turno. Yes. Iniziamo con dadi magia. Io lo do. Io no, ma il mio personale. Sì. Quindi io ne ho 2, tu ne hai 4. Yes. Ottimo. Inizio con lui che stavolta tirerà 2 preghiere. Tattiche, via. Eccetera. Sì, tanto devo fare l'inizio fase voi. Ok. Tattiche, facciamo. Devo scegliere un'unità. Devo fare 3 assalti mostruosi contro un'unità. Che saranno gli Steeler? Sì, probabilmente saranno loro. Te la prendi sempre con i più piccoli tu. E azione eroica, vado in Finest Tower con Dionus. Sì. Va bene, allora la mia azione eroica sarà un grasso punto comando, direi. Vai. Dalla mia papessa. Sì. Ah sì, perché non c'è il generale. Perché sono debole. Preghiero, è magio. Allora, iniziamo con le preghiere. Lui prova a lanciare quella che ha imparato adesso. Cura le 3 ferite. Okay. L'ha appena imparata. Sì. Cura 3 ferite a Krondis, quindi sì. Va a 4. Ok. Poi l'altra fa la sua preghiera di War Scroll. Sì. Sì. Cos'è che fa la sua preghiera? Di 3 mortali, poi scelgo un'unità, un'altra unità entro 3 di 3 mortali, un'altra unità entro 3 di 3 mortali e vado avanti così. Questo sono i Command Corps. Allora iniziamo dalla papessa. Di 3 mortali. Una mortale. Al 4. Sì. Salva. Provo ad andare sui Command. Sono i Command Lord. Yes. Altra più. Qua. Sì. Questo è volato via. C'è di 3, 3 mortali. Ok, al 5. Muore uno. Poverino. Altre più. No, fine. Magie. Magie. Krondis casta la sua di War Scroll. 6, 8 e 3, 11. La tengo. Ok, cosa fa? Posso scegliere un effetto che è o meno 1 al save, o meno 1 a colpire, o meno 1 al rend, e o meno 1 attacchi d'armi da tiro. Gittata 24. Disperdiamo con Zenestra. Vai. 11. 11. Tu 11 tu? Sì. Lei non ha più uno di base. Ha già un più 1. Oh. 12. E provo a lanciare un dardo. Faccio 8, 3, 11, aggiungo un dado. 12, mi fermo così. Vado con lui. 8. Disperso. 12. Sì. Ne ha ancora 3. Ancora 1000 dadi. Ci vediamo dopo la fase di move. Yep. Move, mossi draghi. Lui è redeployato in là di 3. Tutto il tuo esercito. Esatto, tutto il mio esercito. E direi fase di tiro. Sì. Che ci è rimasta quella. Inizio con Krondis che soffia qua. Sui cavalieri. Yes. Di 6 mortali. Che forte. 2 mortali. Un po' meno. Al 5. Ma c'è pericolo. One mort. One mort and one ferit. Poi, Ionus sempre sui cavalieri. 9 spari. 9 spari al 3 al 3. Vuoi darti dei bonus? Qui hai normale? Sì, o meno 2 mi sembra di rend. Va bene, dai, facciamolo. Domanda. Ti confondo il meno 2. Al 3. Sono 7 dentro, al 3. Sono 4. Al 4. Al 4. 2, sì. Sono 2 ferite. 5. Non c'è pericolo. Sono morto e sei infiammato. E sei infiammato. Lui spara per forza sugli altri cavalli. Una mortale su questi cavalli. Siamo sempre entro 18, credo. Ok.
Una mortale. E poi due draghetti. Due draghetti ne faccio uno su questi cavalli, sì, e uno su questi cavalli. Ok. Uno per cavallo. Esatto, inizio da quelli là. Di sei mortali. Che forti. Sei mortali. Oh! Aia. Viste, fa male. Non poco. Al 5. Sono tre morti. Ferite, sono morti. Che stecca. E gli altri cavalli? Gli altri cavalli qua. Di 6, cioè di 6, di 3. Tre mortali. Per toglierti le tue bruciature. Uno. Una, e ci saluta quello lì. Ok. Cariche? Yes. Cariche, i draghetti. 4, basta e ci avanza. E boh, direi che carichiamo così. Azioni mostruose. Allora, azioni mostruose. Facciamo. Lui non gli fa fare pile-in. Sì? Possono. Possono. Lui roar. Sì? Sì. Loro gli danno meno uno hit. Meno uno a ferire, scusa. No? No. E li stompo. No. No. Perfetto. Però abbiamo fatto la tattica. Li tagliati, quindi fatto. Ho fatto la tattica. E devi scegliere con chi andare. A meno che tu non abbia qualche controcarica. No. Allora, all'inizio della fase di combat, Zenestra fa di tre mortali su questi draghetti, sì, ci crede. E tre mortali! Va bene. Fatto bene a crederci. Ok. Io inizio con... Sì, mi do più uno hit. Quattro attacchi al 2 al 2. È il tuo ultimo punto comando? Sì. Beh, rubalo. Usalo. Tanto... No. Non c'è pericolo. E al 2? Sono 4, tanto in, al 4 perché è modificabile. Sono 6 danni. Poi sono 3 attacchi al. Li paro col ward? Sì, 5. 3 attacchi al 2. 2 dentro e al 3. Niente. E sono 17 attacchi al 2 e al 3. Questi non c'erano, sono 15 e ferisco al 3. Sono 3, 6, 9, 10. Al 4. Ok. Ne passano ben 5. Quindi sono 10. 10 danni al 5. Sono 9. Che forti. Quindi sono 14 morti. Yes. E adesso toglierai e scegli con chi andare. Abbiamo tolto un sacco di villaggianti. Sì. Quasi tutti, direi. E attacchiamo con i cavallini. Sì. Ok, allora. Un attacco in meno a testa. Yes, quindi ne abbiamo. Attaccano tutti. Ci spostiamo sull'obiettivo. Tac. Facciamo un pailinetto da questa parte. Va bene. 6 attacchini. Forse ci diamo un più uno, tanto perché... Tanto no. Ma sì, ci provano. Sì. Ok, abbiamo questi al 2 quindi e al 3. Va bene. 4, no, al 3. Rendo 1? Yes. 4. 2. 2 danni. Poi abbiamo il nostro beneamato capitano. Per fortuna che è al 2. E uno solo, Ren 2 questo. 2 danni. Yes. Cavalli. No, ci abbiamo creduto. Uno solo. Ma non ferisce. Rimane a 2 di vita, quindi. Rimane a 2 di vita. E a sto punto andrò con i draghettini. Sono 6 attacchi dei draghi sopra, con le lance, al 3. Su chi? Su Zenestra. La trapezza. Certo. E al 3 sono tutti dentro. Ottimo. Sono 4 con meno 2. Sì. Allora non li paro, danni. Sono 8 danni. Perfetto. Al 5. Al 4. Al 4. Lei award al 4. 4 danni. 3 danni, scusa. Ci sta. E poi sono 4 attacchi dei tizi sopra. Sì. Al 3. Al 3.
4 attacchi l'uno, immagino. Sì, 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 sì. Sono solo 2, con meno 2. Quindi sono danni. 4 danni. A 4. Ci crediamo. Va bene, 4 danni totali. Papala, papala. E siamo in range di quelli lì, al 2 più ti tolgo un modello. A 2 più mangi un soldatino. Sì, ha mangiato un soldatino. Scegli tu? No, tu. Allora, okay, togliamo questo che non ci piace. E adesso tocca a Fede. Scegli. Tocca a Fede. Yes, a questo punto direi che attacchiamo con Zenestra. Non abbiamo molto altro da fare. Quindi allora, la nostra amica Zenestra, che non spesso scende in combat, fa un grasso attacco al 3. E al 3 di nuovo. Senza rend. Al 3. Salvo. Che forte. Facciamo 15 danni. 16, c'è scritto qua. 4 attacchi. Al 3. Tutti dentro, mortale e anche una mortale. Mamma mia, che forte. E al 3. Ne hai 3. Senza rend. Al 3. Sì. 2 danni l'1. Quello lo ritiro. 2 danni. Forse no. No. Aspetta, facendo Phil che ha 6 danni sopra, quindi Zenestra potrebbe fare 3 mortali e esploderne uno. Dopo sì. Potrebbe. A fine combat. Sì. Attivo Ionus. Sì. 4 attacchi sopra. Al 3. Tutti. Al 100.006. Al 2 perché è in Finest Tower. Sì. Sono 3, 4, scusa. Con, vabbè. 4 che salvi al 4. Sì. Andiamo. Vamonos. Tac. Perfetto. Sono 6 danni. Guardati che siamo. Al 5. Hop. 4 danni. Poi sono 5 attacchi, al 3, al 2. Sono 4. Al 4. 4. Questi meglio. E 2 attacchi, al 3 e al 2. Sono 2. Aia. 4. Qua sono 6 danni. Erano i più grossi. Giustamente non li paro quelli più grossi. Giusto. E neanche un 5. Ci salutano forse. Ne rimane uno. Ne rimane uno. Uno? Nei 7, 5, 6, 7. No, ma c'è 5 4. Più 4, 4 di prima. 4. 10 di ritorno. Ci piacerebbe, ma... Dicevo, wow, com'è possibile? Premio sportività. E adesso hai qualcun altro che può combattere? Devo attaccare con Kanzai ancora io. Tu non hai nessuno in range dei draghi? No, mi sono messo oltre 3 da fuori. Tutto. Ok. Le mortali di Zenestra che le fa subito dopo aver combattuto, non alla fine. Al 2. Al 2, sì. Yes. Sì, di 3. Oh, e si è pompato un drago! Il drago prova a esplodere. Bruciato. Il drago non è ruota. Due mortali. Due mortali. Al 4. Una. Una. Amo Karzai. Karzai. Fa 7 attacchi perché ne ha guadagnato uno. È forte. Al 3. Ottimo. Bravissimo. Al 4. Una con meno 3. Al 6. 3 danni. Non ci piace. Golosi. Muore un cavallino. Poi sono 4 attacchi. Al 3. E al 3. Una con meno 2. 5. Yes. No. 2. 2 danni. Non ne salvo uno, non c'è pericolo. Ok. Però ward un po' me la cavo. 5 attacchi. Al 3, al 3. 4 dentro. Sono 3 con meno 2 sempre. A ci 5. Crediamo. Non 4 danni. Tantissimo. Ci pensa la papa? Oh yeah! Un morto. Muore comunque un cavallo. Va bene, dai. Ok, e quindi... Battle Shock. Allora, lì abbiamo perso 2 cavalli. Sì. Poi Battle Shock c'è... Tanto non hai più punti comando. No, quindi... Sei a posto. A postissimo. E là hai perso tutti i fantasmi. Qui ho perso un sacco di modelli, quindi niente, sono sicuramente scioccati. E tutti quelli intorno. E basta, direi. Io faccio la tattica. Sì, fai 5 punti. Sì. Sì. E super spareggio. Sì.
Spareggio? Super spareggio! Spareggiamo! Io... Filippo può fare doppio turno? Uso di nuovo il dado di agile balzo. Okay. Mi fido di nuovo di tirare sto asso. Vai, vai. Facciamo. Guarda come se la chiama. Per Andre! Sei! Le si ritengono! Cosa fai? Cosa fai? credo che... Però no, Così no, No. Direi che vado io. Va bene. Mentre fuori c'è la tempesta... Che infuria, sarà bello tornare a casa. Sì, ok, direi che... allora, tiriamo i dadi magia intanto. Vai. Sì, sì. Molta magia. E il tuo... Sì. Tre a due. Tre. Ok, poi Battle Tactics. Allora, direi di rubarti un obiettivo col mio Combat Corps, che okay. È ancora il super standardo. Ok. È questo. Sì. E dopodiché azione eroica. Faremo un punto comando con lei, con la papa. Sì. Ok, io provo con Ecrondis. Sì. Sì. Sì, lo curo di 2, quindi va a 2 ferite subite. Ok, molto forte. Allora direi che proviamo a castare. Sì. Vai. Allora, preghierina prima. Sì, ce l'abbiamo. Guarda, sempre 5, Sì, direi proprio di sì, ci tocca. Poi, allora, castiamo ferite mortali. Sì. Ta 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 ta. 9. 9 e 9 più 1 10. Ce lo teniamo. Prova a disperdere. 6. Sì, uso un dado. Al 5 o più. 9. Usi un dado al 2? Sì, lo uso. Il dado? No, è in automatico. Perché questo è arcano. Ah, giusto. È in automatico. Perfetto. Disperso. Ok. Hai usato tutti i tuoi dadi. Sì. Ok, e di qua invece casteremo un'armatura di pa su? Sì. Sui cavalli. Ok. Certo. Tiriamo con 2. 5. Dado. Entra. Siamo a posto. Perfetto. Hai ancora dispel tu? Sì. Aspetta, allora ci pensiamo. 11. Hai un più 1 a castare? No. 11. Entra. 4. Okay. Ok. Non ti sei fatto danni con la magia? No. No, perché ho usato solo 2 dadi. Esatto. E quindi proviamo a curarci un pochettino col Command Corps. Curiamo Zenestra. Di 1. Di 1, va bene, che è meglio di niente. Vero. E il resto è tutto sano. Loro possono curarsi. Hai perso il cane? Ah, sì, bravo. C'era qualcosa che mancava, ma 2, niente. Niente. Ok. E siamo a posto così. Direi che facciamo la fase di movimento. Va bene, abbiamo mosso tutto. Ci siamo avvicinati ormai in questo tentativo disperato di... Lui ha detto che non redeploya niente perché ormai non ha più paura. Ma pensa. Quindi direi che facciamo la nostra grassa fase di tiro. Sì. Ok, allora. Da queste parti abbiamo un ordine di fuoco di soppressione che daremo a la nostra Doralia. Sì. Poi, allora, qui diamo un più uno a colpire, se per te va bene. Sì, io mi darei più uno al save. E spari su Grondis. E io, va bene. CP, tu li hai finiti? No, io ne ho... Ne ha due. Ne ha due. Uno di Zenestra. Spariamo i nostri due colpettini al 2. Quella mortale extra anche sul tiro. No, li ho dispersi. Poi. Ah. Simpatico, forte. Glielo chiediamo ai miei 40 fucilieri se... Meno? Esatto. Meno 2. Al 4. Salvo. C'è pericolo, ha detto. Suo padre. Però sopprimiamo lo stesso. Vediamo se sopprimi. 10. 9. No. Suo papà? Suo papà sparerà là. 3 colpi. Al 3 e al 3. 2 colpiti. 2. Ne hai 2 meno 1 questi. Al 3. Così. 1. 2 danni. 2 danni. Torna a 4. Bravo. Altro tiro? No. Okay. Direi proprio di no. Direi proprio che carichiamo. Vai. Va bene, i miei altri miei 3 ordini nascosti sono tutti più uno attacchi. Sì. E di conseguenza carichiamo.
Allora, cavalli. Che forti. Però ci arrivano. Esatto, che è l'importante. Non sprecare i tiri. Esatto, i tiri alti ti servono per i command. Mm-hmm. Resisti ai tiri? Sì. Con Crondisso? Sì. E sei mortali. 5 mortali. La faccio. Siete andati in un mare di fuoco. 5 mortali. Al 5. Oh! Un morto. Io comunque toglierei le ruote. Se mamma mia! Questi sono gli effetti. Poi. Ok. Adesso proviamo con lui. Sì, Pippo. Che 11. Fa? 11. 11. Nascondiamo i dadi così. 11. Ma no, lascia che ti dica. Andiamo sul mago. Vai, siamo coraggiosi. Lui caccia i maghi. A tre, però, da quell'altro stronzo. Ok, command. Sì, siamo arrivati al momento. E ora? Vai, la bicicletta. Senza ruote. Oh, no. Sei, no. Ah, per un attimo. 7. Per forza. Ultimo CP. Oh. Okay. Oh. 7. No. Doppio. Sì. Allora, ho deciso di no. No, va bene, dai. Va bene, non importa, sarà per la prossima volta. Azioni mostruose. Sì, ce le hai tutte. Allora, qua stompiamo. Sì, quindi Crondi stompa. Sì, sì. Di 3. 2. Al 5. Al 5. Word. No problema. Non hanno le ruote, non li puoi fare nulla. Qua ti do meno 1 a ferire. Ma che scherzi? No, qua ti do meno 1 a ferire. Ok. No. No. E qua ti faccio fare i pelini di un pollice. Va bene. Perfetto, posto. Perfetto. Ok. Direi che da andiamo a picchiare. Dove inizi? È un bel dubbio, ma... Là? Ti tocca provare là. Certo. Sì. Tac. Vedi che l'ammazzano adesso. Ci proviamo, dai. Andiamo. Il nostro cavallino. Sì. Al 3. Scusa, aspetta. Sì, sto sì, pensando sì. Solo un secondo. Certo. Sì, CP. Meno male, perché e poi ne ho un B. Sì, questo devo per forza, devo provare a uccidere quello stronzo. Si può dire stronzo? Rubato, ok. Ok, e allora andiamo. Due attacchini del nostro portastendardo. Al 3. Ottimo. Forti che siamo. E il nostro capo. Al 3. Ne ha 4 lui? Sì. Sì. Ok. Ok, e al 3. 2, lui c'è. Meno 2. Al 5. Vedi? 2 danni. 3. La domanda è se proviamo all'esplosione. 9, 12, 15. Questo non 19. Abbiamo, non ce esplodiamo non con gioia. Comunque la risposta è sì. 2 mortali. Allora no. La risposta è no. No, a 5, a 5. Ah, a 5, che 5. Forti che siamo. Di ruota! Siamo lì. Però con un danno. Però sta a fila adesso. Ma allora, hai fatto la tattica. Esatto. Che io uso il CP di Ionus per dare più uno hit a lui. A Crondis. Allora, Crondis fa gli atta il primo profilo d'arma sul piccolino. Ma che scherzi. E gli altri tutti sugli altri. Perfetto. Mortale inizio combat. Sempre le mortali inizio combat. Tac. Sì, quante? Tre mortali, questa è una macchina da guerra, sta donna. Che forte. Mamma mia. Dill, non andare con Crondis, guarda che ti muore un altro drago. C'è pazienza. Speranza. Vai. Sono 4 attacchi sul piccolino, al 2. E al 2. 2, meno 2. Tu qui al 6. Ma il padre? Sì. Ah, ok. No? Lo stai facendo lì? Sì. Ok, al 6. Sono 6 danni. Al 5. Sono 5 danni. Che è quello che gli piace. Esploso. Lui è arrivato ed è morto. Adesso ha visto il sacrificio di sua figlia. Poi sono... Sua figlia ha visto il sacrificio di suo padre, via. 3 attacchi al 2. È un coglione. Sui cavalli. Uno sì. Dentro. Va bene. Al 3. Niente. Non e abbiamo poi sono le ruote. 6 attacchi al 2. E altro. Sono 4 inorrendabili perché hai la protezione. Certo. Altra. E là, che forte. Non, hanno le non abbiamo le ruote, siamo invincibili. Vai Zenestra, uccidi quel drago.
Beh, per forza. Ci tocca, abbiamo un attacco. Mamma mia, eccolo. Al 3. Wow. Al 3. No. Ah, un danno. Un danno. E poi sono 4 attacchi, sempre al 3. Mamma mia. No mortali, perché non ci sono, purtroppo. 2-2 senza rend. Salvo, salvo. Ah. Al 2 più di 3 mortali. Eccole. Al 2 più. 3 come al solito. No, sono 2. No, perché non poteva ammazzarti, fino non interessava farle tra. Esatto. Inizio dal drago, il tipo sopra, sì. Va con la lancia qua e con la coda sul mago. Vai. Non abbiamo mica paura noi. Con la lancia sul Zenessa, al 3. Al 3. Una con meno 1. Oh, al 6. No. Un danno. Al 4. Perché non siamo più in carica. Aia. Ma sì, va bene. E 4 attacchi. Sul mago al 3. 2 dentro e al 3. Una con meno 2. Due danni. Due credo danni. Che li prenda puliti. Sì, credo di sì. Al 5. Penso di sì. Due dannetti. Ma in effetti quello che prende in mano è una sfera che sembra una ruota. Sì. Ok. Ah, aspetta, scusa. Sì, quante vai, ferite vai. Al mago? Quante due ferite? Spinte. Penso cinque. Ne abbia 5. Al 6 te lo mangio. Ulla. Oh. Ma che scherzi? Yummy. No. Va bene. Fa un grasso attacco. Ah, un attacco. Al 3. Finito. Cavalli. Si aveva creduto un pochettino, eh. Ok, allora. Un attacco in meno a testa. Sì, quindi vanno a loro. Sì. No, adesso è il tuo turno questo. No, tuo. Mio, ok, sì. Io non ce la faccio, ragazzi. Quindi rimangono uguali come attacchi. 3, sì. E 3. Ok. Al 3. Al 3. Ne hai 4, rend 2. Al 5. Nulla. Tutte 4. Sono 8 danni. E i cavalli? No, il capo prima. A capo! Al 3. 2. Al 3. Uno no. Solo. Rend 2. Al 5. Salvo. Posto. Che forte. Un sacco di cavalli. 5, 6, 7, 8 attacchi. Non male, non male. Beh, dai, ci piace. Siamo forti, siamo forti. E quindi, finito? Sì, direi proprio di sì. Ok. Abbiamo fatto punti. La nostra Battle Tactics. Sì, quindi fai 4 punti. Direi proprio di sì. No, 5. No. Un obiettivo, ah no, 4. Controllo come te. Tocca a Phil. Yes. Ok. Dadi primordiali? Sì. Io non lo do. Io lo do. Lo dai, guarda se è il tuo. Oh. Sì. Sì. Quindi tu ne hai 3, io ne ho 1. Yes. Jonus casterà una preghiera. Due preghiere. Tirerà due preghiere. Massi, why not? Due preghiere. Battle Tactics più unità nella tua. Più unità fuori dalla mia zona di schieramento. Azione eroica. Azione eroica. Prova a curarsi Jonus. 8 sicura di 1. Meglio di niente. Va bene, va, io 3. Farò un punto comando. Almeno uno, lasciamelo. No, no, non c'è pericolo. Allora, preghiera quella per curare. No. Un danno. Un danno. E prova a lanciare ancora quella delle mortali. Sì. Sì, sui cavalli. Di 3 cavalli. 2 mortali. Al 5. Oh. Un cavallo che muore. Un morto e una ferita. Anche oggi un cavallo muore. Finita la fase. Ah no, magia. Oh, magia. Allora, Crondis ha solo un più 2, perché c'ho più 12, sì, più 2. E lancia la sua spell di Warscroll. Va bene. 10, 2, 12. Va bene così. Beh, provo a disperdere con Zenestra. Vai. 4. Più 1, 5. Ti servirebbero i due dadi. Ne ha 3 lui, eh. Ah, ne ha 3. Lui ne ha 3. Intanto vediamo cosa succede con 1. 7.
No, dai, niente, è troppo alto, difficile. Entra. E allora tolgo uno a rendere le loro armi. Dei cavalli. Dei cavalli. Okay. E poi lancio un dardo. Sì. Faccio 6, 7, 8, tiro dado. 8, 14. Vabbè, vediamo cosa succede. Tutti i dadi del mondo. 1000. 18. Va bene. Direi fine fase. Ci vediamo dopo il movimento. Ci vediamo dopo il movimento. Tiro. Scusa, movimento. Mi sono messo a 3 da Zenestra. Il drago se n'è andato per fare la Battle Tactics perché quelle di 3 mortali ci facevano parecchio paura. Certo. E basta, direi tiro. Sì. Iniziamo con Cronis che spara i cavalli. Sì. Di 3. Una mortale. Mortal. Sì. Muore un altro cavallo. Cavallo. E poi c'è Ionus. Poi c'è Ionus. Che sono 9 dadi. Tutto su Zenestra. Aia. Al 3. E al 3. Sono 3, 2, 5. Che salvi di Ward. Perché do meno 2. Va bene. Al 4. Aia. 3 ferite. Va bene. Cosa posso fare? Ne manca una. Cariche. Cariche Ionus. Sì. Con un 9. Hai qualche azione... Anzi no, prima azioni mostruose di Phil. Sto un po' su Zenestra. Sì. Al 2. Sì, di 3. 3 mortali. 3 e adesso? Sì, no. Quasi. Bravo Ionus. L'altro gli fa fare, prova solo a fargli fare il pailing di un pollice. Va bene. Scusa, meno una ferire. Non ha senso il pailing di un pollice. Meno una ferire. Ok. E te hai qualcosa da fare fine fase di carica? No? Cercare di sopravvivere. Giusto. Vale. Fase di combat. Inizio da Krondis. Sì. Picchio l'O ovviamente. Sì. Devo guardare il profilo come è cambiato. Qua mi darei il più uno hit. È il mio ultimo CP se vuoi provare a rubarmelo con la spia. Ci proviamo. Sì. Ok. Allora sono 4 attacchi. Sì. Al 3. Sono 3 dentro. Al 3. Sono 2. Irrendabili. Al 3. 3 danni. Aia. Non c'è più il board. Meno male. E 3 attacchi, al 3, 2 dentro, al 3, 2, salvi, e poi ancora, erano in due, 2 attacchi al 3, e al 3, niente, fine. Ok, e vede, direi che il nostro maghetto qui, che campione, facciamo il nostro grasso attacco, al 3, A posto. Ionus attacca il maghetto. Poverino. 4 attacchi al 3. Al 3. Sono 2 con meno 1. Al 6. No. Sono 4 danni allora. È stato bello conoscervi. Ci saluta. Fine fase, giusto? O i Command Corps sono entro 3? No. Ok. Uno shock da fare la giusta. Sì, no. Sì, deve obbligato a farlo. Shock del cavallino. Ne hai persi 3. Mio... Sì. Può essere. 7. E 3. A posto. A posto. Cioè 3, 4, 7. Ma e... un 7 perché avevi lo stand alone, 7 base. Ho 8 con lo stand alone. Okay. E allora sei a posto. Ti fai 5 punti. Punti, sì. E andiamo al super spareggio. Sì. Super spareggio. Perfetto. Stavolta può... Chi può fare il doppio turno? Sempre Phil. Perché non ce la fa. Vediamo se... Di... Agile balzo. Balzo, bla 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 bla. Non mi ha deluso. Andiamo. Uno! Oh, uno ci piace. Uno! Non eravamo a fuoco, ma in qualche maniera ce l'abbiamo fatta. Cosa fai? Che fai? Anzi, cosa stai facendo? No, io mantengo la mia tattica. Così no, però. Lo stai prendendo? Mi piace prenderlo, quindi... Così no, Però così no, ragazzi. Allora, perfetto. Direi che... Dadi magici? Vai. Smagiciamoci. No. Che forte. Il tuo? Il tuo no più perché ti è morto il maghetto. Ah no, è vero, poverino. Stavo anche guardando, guarda di qua, invece no. Va bene. Okay.
Allora, a questo punto, Battle Tactics, direi che ci vendichiamo a morte sul nostro drago. E azione eroica. Farò un Finest Tower qui. Va bene. Ci credo. Condoralia. Io ho anche la padre, tra l'altro, con lui. Sì. Io provo a curarmi Jonus. Ma che scherzi? Sì. Di 3. Sano come un fish. Castiamo quella delle mortali, ci crediamo. 11 12 12, perché 12. Abbiamo un più 1. Io provo a disparare con un 12. Puoi fare giù le balze. Se passa un doppio 6. 12. Gol! Tanto quando deve andare va. E quindi Command Corps, allora provano a curarsi il cane. Sì. Tac, no, ovviamente. Provano anche a curare il vediamo, cavalli. Sì, cavalli sì. Vediamo se sono anche... No, qua sono molto lontano. Allora provano là. Quello è da là. Sì. Curi solo questa. Sì, purtroppo sì. Va bene. Basta, no, altre cose. Direi che andiamo al movimento, sì. Ok. Va bene, allora. Ci siamo avvicinati qua, perché il nostro tentativo ci crediamo fino in fondo. Abbiamo rubato un obiettivo da quella parte. Sì, è qua. E qui niente, ci siamo avvicinati con i Command Corps, ma lui non è un drago, è un cane ed è scappato. Di 5. Di 5. Sì. Non abbiamo provato a rubarglielo perché ha detto tirerà sicuramente basso. Infatti. E niente, direi che spariamo allora. Vai. Quindi la nostra amica Doralia. Vai, più una al save. Te lo rubo. Eccolo. Tutto sto ragionamento per niente. Esatto. Okay. Ma io ti sparo. Sì. Al 3. Tutti e due. Al 2. Tutti e due. Meno 4. Meno 2. Al 4. No! Doppio salvo! Mamma mia. Finisce, quasi finito il sogno, mi sa. Sì. Direi proprio di sì. Direi che passiamo alle cariche. Sì. Riveliamo qui i nostri ordini di carica. Sì. E ormai tentiamo il tutto per tutto. Sì, sì. Carichiamo. 5, ci siamo. Doraglia, Doraglia. Ok. Ci arriva. Ci arrivano, vai, vai, vai. Ma vogliamo vedere questa. I Command Corps. Sette. 7 più 1, 8. Io resisto e tiro. Hai reso proiettato. Hai ragione. Li ci darei la vecchia maniera. No, cerco sempre di barare, Phil, è incredibile. Ok. Azioni mostruose. Sì. Qua stompiamo su quel cavallo. No! Sì, è morto. Sì, si saluta. E qua provo a fargli fare solo Pain di un pollice. Questa è una maialata. No. No, ok. Con chi inizi però? Attenzione alla spia. Con chi inizi? No, la iniziamo strega. Qua perché sì, andiamo con... Vendica suo padre. Ci proveremo, dai. Più uno al save. Ci usiamo qua il nostro CP. Sì. Al 2-2. Ci crediamo, sì. Colpisce. Punto speso. Non importa l'idea. Al 2. Esatto. Questo lo ritiriamo. Sì. Ok. Ne hai 3. Prendi uno. Al 3. Oh, quanti danni? 4 danni in tutto, in totale. Allora arriva. E ora c'è l'alchimista. Attivo lui che attaccherà tutto sull'alchimista. No! Sei proprio un cane. Piano! No! Comunque avesse colpito almeno con uno, sta Se cagna. Sei uomo attacchi qua. No. È drago. So drago. So draghi. Va bene. Allora, 4 attacchi al 3. Tutti dentro. Al 4 però. Tutta questa tattica per dimenticarmi l'attacco. 2. Avevi un attacco. No, 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 poi no, meno, meno 1, giusto. Sono 2 con meno 2. 2 al meno. Non salva, secondo me. No. Meno 2 no, perché lui ha 5. Sono 6 danni. Ha petto nudo, pensavo salvasse al 4. Di solito è così. Tanto abbiamo dato della cagna a Taglia, quindi qualcuno ci denuncia. Che devo fare? Però è la spia che può ammazzare. Adesso vai. Questa spia, no? Spialo. 4 attacchi. Di arnesi? Sì, al 3. 2. Al 4. 1. No rend. Al 3. No. Un danno. Ok. Piano piano. La spia? Eccoci qua. Un attacco solo. Un attacco solo. Madonna. Al 2, al 2. Vai.
Oh, oddio, che paura. Oh, mio Dio. Ah, oh, giusto. Ren 3. Ren 3. Al 6. 6. Di 6 pigne. Di 6? Sì. Vai, dai, 1. Quante ne ha ancora? 2. Tu ne fai 1. Vai, allora. No. E la spia ha ammazzato il primo drago. Nel cuore del drago. E 1. Esplodiamo. Una mortale. Una mortale. Va bene, dai. Mi sembra. Va bene, va bene. C'era già una feritina. Ah no, non c'era una feritina. Ok. Phil, hai fatto. Punti. Punti. Fai due. Controllo punti solo. Uno con due. Dadi primordiali. Vai. Lo faccio. Anch'io. Quindi abbiamo due a testa. Sì. E Battle Tactics, uccidere con una magia. Azione eroica, CP con Ionus. Sì? Sì. Disperderò. Certo. Provo in automatico a fargli di tre mortali a loro. Sì. Quindi no. In automatico, di tre. Tre mortali. Che male. Rimane un campione con una ferita. Tutto il mondo, in tutto il mondo lo fai? 18. Che forte. Ancora una feritina lì. Sì. Ok. Magia. Magia, provo a lanciare il dardo. 9, 10, 12, 13, 17. Ah, vediamo. Entra. 5 di 14. 15. Sì. Movimenti. Ok. Tiro. Sì. Lui spara su Doraglia. Sì. Di 3. Una. Al ward. 5 di base? Mm-hmm. Ah, cazzo. Ok. Lionu spara su. Sì. Di lui. Altra. Non fare l'arrogante, eh. Altra. Sono 6. Meno 2. Meno 2. Al 5. Secondo me li paro tutti. Può essere, quasi. Morto. E carica? Nessuna. Azione mostruosa e stompo. Sì. 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 Due mortali. Al 5. Una. Voglio provare a lasciarti il dardo adesso. Sì. Una. Una. Aia. Ok. Tre. Tre attacco. Uso CP per più uno hit. Lo rubi? Sì. No. E tu usi un CP per un più una salvezza? Che non ha. Ok. Al 2. Al 4. Una con meno 2. Al 6. 3 danni. Ulla. Al 5. Morta. E quindi in questa maniera qua Phil fai 3 punti. 3 punti, quindi vado a 18. Vai a 18, andiamo super spareggio. Yes. Super spareggio. Va bene. È sempre solita solfa, insomma. Vai, Phil, vai. Ce la faremo all'ultimo turno? Vai, no. L'ultimo turno, Phil. 4 faccio. 2. No, oh, niente, niente. Ah, sì, sono sempre più. Ok, niente. Fede, cosa fai quindi? Continui? Beh, almeno provo a prendermi qualche punto, vai, per il divario. Dopo varie elucubrazioni. Quinto turno. Non c'è molto da fare. Drago primordiale. Sì. Drago primordiale. No, sì. Una testa. Azione eroica. Azione eroica. Allora, lascio fare a te. Io curo. Provo. Sì. Di. Bene. Uno. Uno. Va bene. Io direi che non ho molto altro da fare nella fase degli eroi se non curarmi questo. Sì. E a questo punto direi che mi muovo. Sì. Allora, corro di qua. Sì. Perfetto. Quello che ci serviva. Sì. Pigli di tre mortali. Yes. Questo lo fai per preservare la grande strategia. Sì. Tre mortali. Una mortale. Ottimo. Tornata quella di prima. Esatto. E quindi fai un punto dell'obiettivo che controllavi. Eh sì, esatto. Phil, sta a te. Allora, provo a ricurarmi quello Battle Tactics, faccio la spell indispellabile. Certo. Provo a esatto, provo a curarmi. Mi cura di 1. Sì.
quindi in realtà è cambiato poco da quel punto di vista. E provo a lanciare un dardo. Entra. Entra. E non lancio nient'altro perché non mi interessa al momento. Ok. Preghiere. No. Sì, uso un CP per far correre lui di 6 in automatico. Sì. Può correre e caricare. No, no. Okay. Tu puoi usare CP su di loro? No. Ah, allora no, in realtà non mi cambiava niente. Avevo fatto per non fargli fare... Ok, per non poter attestare. Esatto. Lui muove di poco. Provo a spararti, vedere quanti te ne ammazzo, se riesco a farti fuggire. E basta. Va bene. Di fuoco. Di 6 mortali. Madonna. Una mortale. A posto. Niente. Quindi, quindi così. Questa è la fine di tutto. Sì. Phil, fai altri 8 punti. Faccio. Vai a un totale, giusto, perché sono 5 punti di campo. Sì, più 3. Più 3 di grande strategia, che era ammazzare tutte le battle, sì. Che vai a 26. Sì. Fede, fai altri 3 punti, sì. E vai a 18. Sì. Buona, ragazzi, finita la partita. Una sofferenza. Super sofferente da entrambe le parti. E niente, stavamo parlando del dopo partita. Che ci sono due Warskull che noi troviamo un po' carucce. Sì, diciamo che Talia forse è un po' troppo costosa, sì. Per quello che fa. O l'abbassano un po' in punti, o come dicevi tu. Sì, forse migliorargli le regole, cambiare qualcosa sulla regola del rally. Magari al 5 generale, non al 4, perché magari il 4 sarebbe un po' eccessivo. Oppure farla costare qualche punticino in meno. Sì, lasciargli un rally al 4. E invece, il suo Ward potrebbe diventare al 5. O il suo Ward potrebbe diventare anche al 5. Anche sì. E invece io parlavo di Karzai, che nonostante... continuino a togliergli dei punti, 520 punti per quella Warskull, secondo me ci sono 110-120 punti di troppo, dopo sì. Costare sui 400 punti. Ma parliamo dei Man of the Match, chi sono i vostri Man of the Match? È difficile, guarda. Spia che almeno ha ucciso un drago, ha tolto un po'. Eh? Anche la vecchia. Sì, dai, no. La vecchia è stata forte. Brava, io ti direi Krondis, perché alla fine quello che... Krondis e Ionus, i due che sono rimasti, perché uno curava l'altro, l'altro reggeva e tirava schiaffi. Sì, dai. Probabilmente Krondis. Sì, loro due. All'inizio sì. Forse avrei pensato il mio generale, che il tuo è generale? Arrivato di botta, di botta, boom. Boom, un drago, e poi invece... Sì. E poi appunto Krondis ci ha dato una manata. Ah. Sì, effettivamente ha tolto tutto Krondis, se dobbiamo proprio proprio. Quindi sì, Krondis. Più 200.000 punti, segnalo. GV, ascoltaci. Esatto. E niente, vi ringraziamo per aver visto il video. Grazie a Fede. Grazie a Fede per essere venuto. Vi ricordo di nuovo a tutti dell'1 e 2 giugno del torneo, rimangono sempre pochi posti, quindi muovetevi ad iscrivervi. Io mi sono già iscritto. Bravo. Vedi. Fate come Federico. e niente, alla prossima.